Il 5 luglio 1984, 70.000 persone si diedero appuntamento al San Paolo per lui. In quel pomeriggio di sole, immerso in un'estate calda e piena di speranza, sul campo non c'era il concerto di una rockstar come Michael Jackson e nemmeno Papa Karol Wojtyla, il pontefice che riempiva gli stadi come artefice del cambiamento politico in atto nel mondo. Quel giorno non c'era neppure una partita di calcio. C'era solo un uomo. Il suo nome era Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona arrivò e portò vittoria, felicità a tutta Napoli. La città era più bella. Il mare fu più azzurro, il sole più splendente. Nulla, proprio più nulla, fu uguale a prima. Ho visto Maradona. 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 Erano serviti 44 giorni per portarlo sin lì, a palleggiare davanti ai tifosi che avevano pagato 1.000 lire per le curve, 2.000 lire per i distinti e 3.000 lire per la tribuna. Senza quel 5 luglio, quando l'impossibile accadde. Nel 1984, nonostante non abbia vinto ancora nulla di davvero importante, Diego Armando Maradona è già considerato il più grande calciatore del mondo e ha soli 24 anni. A 16 anni ha debuttato nell'Argentinos Juniors, nella Serie A argentina, dopo aver fatto il vivaio nelle Cebollitas, le Cipolline. A segnalarlo è stato Francisco Corneio, che è stato il primo a vederlo, a osservarlo e a scoprirlo a Villa Fiorito. Diego è nato in questo punto dell'estrema periferia di Buenos Aires il 30 ottobre del 1960, tra le baracche, la miseria, la sporcizia e il mito del calcio di ogni argentino. Diego è il quinto degli 8 figli avuti da Dalma e da Diego Maradona Senior. L'immenso talento l'ha tirato via dalla fame. Dopo la prima convocazione della nazionale argentina, anno 1977, e dopo l'esclusione nel 1978 dal mondiale giocato in casa, nel 1979 Maradona vince il primo trofeo. È il mondiale Under 20, batte in finale l'Unione Sovietica a Tokyo. Nel 1980 Maradona è passato al Boca Junior, che è la squadra del suo cuore. È costato 6 miliardi di lire, l'acquisto più grande nella storia del calcio argentino. Altri 2 anni ed ecco stavolta l'Europa, ecco il Barcellona, ma per 14 miliardi di lire. Eppure la Catalogna con lui è avara, perché il suo regno in realtà non è quello di Spagna. Il regno che lo attende è quello di Napoli. Il bambino che palleggiava nella miseria delle favelas, grezzo e sublime come un diamante affiorato dalle rocce, nel 1984 ha già affrontato parecchie salite, compresa la rottura della caviglia. Tuttavia, è ormai un punto fisso della nazionale argentina. Ha giocato il mondiale del 1982,
dove ha sbattuto contro Claudio Gentile. Al Serie A, nella gara che ha inaugurato la cavalcata azzurra verso il Mundial, che per noi italiani resterà quello di Paolo Rossi, di Berzot e del presidentissimo Pertini, per Diego le soddisfazioni sono state poche. Medita la vendetta, che si prenderà nel 1986, quando da solo vincerà il Mondiale in Messico, consacrandosi agli occhi del pianeta come il più grande calciatore del decennio. Vincono Albano e Romina Power con Ci sarà, sebbene il vero trionfatore sia Eros Ramazzotti con Terra promessa, primo fra i giovani. Gli anni Ottanta sono, dal punto di vista dei consumi, gli anni in cui veramente il paese entra pienamente nel consumo di massa. Fino agli anni Ottanta c'era un po' l'idea, diffusa soprattutto nella subcultura bianca e rossa, che fosse bene risparmiare e fosse meglio il consumare il meno possibile, per non consumare appunto. Il consumo diventa anche un fattore di comunicazione. Non si possono capire gli anni Ottanta se non si capisce l'importanza della pubblicità, cioè di agenzie pubblicitarie italiane e anche di pubblicitari e anche di linguaggio pubblicitario che già per certi aspetti si interseca con la politica. Il fast food, esaltazione dello stile di vita americano imposto da Ronald Reagan, non lasciano estraneo neanche Maradona. Per la prima volta gli sportivi diventano attori negli spot e l'argentino viene scelto come testimonial da McDonald's. McDonald's también. Ya verás. En McDonald's solo lo mejor para ti. Es McDonald's, el sitio que te gusta a ti. Nos vemos en McDonald's. Leader e simbolo l'europeo con la Francia. È lui a invitare Maradona in Italia. Ormai manca solo Diego. Nell'estate 1984 si completa l'album dei campioni con l'arrivo di Leo Junior al Torino, di Socrates alla Fiorentina, di Rummenig all'Inter, di Brigel e di Elker al Verona, squadra che 9 mesi più tardi Bagnoli condurrà allo scudetto. Il più famoso è arrivato un anno prima, nel 1983. Il suo nome è Arthur Antunis Coimbra, ma basta dire Zico. L'ha acquistato a sorpresa la piccola Udinese del presidente Mazza e del DS dal CIN. Si è schierata una comunità dinanzi ai limiti imposti dalla Federcalcio. O Zico o Austria, hanno scritto i friulani sui cartelli esposti in piazza. Il Galigno alla fine è arrivato, segnando 19 gol in 24 partite al primo anno. Alla fine della stagione, l'Udinese ha deciso di mettere il campione brasiliano contro il re argentino, Zico contro Maradona. L'amichevole è fissata per il 7 maggio. Maradona, coinvolto in una furibonda rissa contro l'Athletic Bilbao, residuo di un fallo criminale subito l'anno prima da Goicoechea, a Udine non si presenta. Ci sono però il Barcellona e l'allenatore Menotti, una sorta di secondo padre. Fa capire che Diego non è felice in Spagna, preso di mira dagli avversari in campo e dai giornali, i quali continuano a scrivere della vita dissoluta che fa. Menotti, attraverso i giornali italiani, informa anche Luis Minguella, agente che lavora a contatto con il Barcellona, e Riccardo Fuica, il quale vanta eccellenti relazioni con i club italiani. Fra questi c'è l'avellino del giovane Pierpaolo Marino, futuro direttore generale del Napoli. La trattativa Maradona parte nel mio studio di Avellino, perché in realtà io avevo organizzato un amichevole con il Barcellona che doveva venire ad Avellino per festeggiare una ennesima salvezza del mitico Avellino in Serie A. A una decina di giorni dall'amichevole ricevo la visita dell'intermediario argentino che mi aveva procurato l'appuntamento col Barcellona. E mi disse: ma sai che Maradona verrebbe in Italia e non vuole stare più a Barcellona? La prima cosa che faccio, telefono a Giampiero Boniperti e lui mi disse: guarda Pierpaolo, non ti faccio perdere tempo, perché Maradona è un giocatore fantastico, però per alcuni suoi comportamenti nella sua vita fuori dal campo non ci interessa, perché non è un giocatore da Juve in questo senso. Ci sarebbe una società che potrebbe, per stadio, per bacino di utenza e per passionalità della gente, prendere Maradona? Sarebbe il Napoli.
Maradona è ufficialmente sul mercato. Il suo nome era stato accostato al Napoli già 6 anni prima. A farlo era stato l'allenatore Gianni Di Marzio. Aveva visto il talento a Buenos Aires. Gli aveva fatto un provino privato il giorno successivo alla finale del Mondiale 78. Ma lo sforzo era stato del tutto inutile, poiché le frontiere erano chiuse. Ora non è più così. Tutto è cambiato. Anche la Napoli del 1984 è diversa da quella degli anni 70. Sempre splendida, incantevole, struggente nella luce del lungomare e nel buio dei vicoli, i celebri bassi affrescati un secolo prima da Matilde Serrao. Napoli non è più la città lambita dal terrorismo e non è più la città del terremoto, bensì è quella della ricostruzione. Dopo il sisma del 1980, si stima che 50.000 miliardi di lire siano giunti in Campania, gran parte fra queste strade e queste piazze. Come dirà con macabra ironia il leader della Democrazia Cristiana e il Pino Doc Ciriaco De Mita, Napoli ci ha portato via il terremoto. I soldi della ricostruzione, i tanti soldi della ricostruzione, hanno finito per gonfiare una nuova economia sommersa, quella che non si vede e che ha una caratteristica fortemente criminale. Ci sono gli appalti truccati, ci sono le tangenti, c'è una corruzione dilagante in tutti gli uffici della città e non soltanto di Napoli. Sta nascendo la nuova malavita dei colletti bianchi. I nuovi ricchi di Napoli hanno ovviamente belle auto, belle barche, visto che c'è il mare, e hanno un punto di ritrovo. È la sacrestia, è il ristorante più in vista di tutta la città. Ed è quello dove spesso, a pranzo o a cena, si può incontrare Diego Armando Maradona. Nel 1984 chiude la mitologica Cassa del Mezzogiorno. E non è più l'epoca dell'Ital Cider, la fabbrica che ha dato da mangiare a migliaia di famiglie napoletane. È la stagione dei commercialisti, degli avvocati, dei liberi professionisti che incontrano gli assessori in un groviglio di mazzette e di soldi sporchi. È anche la stagione della droga, di tanta, tantissima droga che si diffonde su Napoli, in particolare la cocaina. E anche in questo Diego Armando Maradona è figlio degli anni Ottanta. Nel 1984 si sono registrati 389 decessi per eroina, 123 in più dell'anno precedente. Ma è la cocaina ormai che ha preso il sopravvento su tutto. In città la cocaina la spaccia la camorra, che vive una stagione di scontro a fuoco. Non succede solo a Palermo tra corleonesi e vecchia mafia palermitana, si ammazza anche a Napoli. Da una parte c'è la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, dall'altra la nuova famiglia di Carmine Alfieri. Alla fine la guerra di camorra la perderà la prima, la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, con gli 800 arresti del 1983. Ma soprattutto perderà la giustizia italiana, perché tra quegli 800 nomi ce n'è uno importante, uno famoso. È l'amico degli italiani, è l'amico di Portobello. Si chiama Enzo Tortora. Anche la camorra ha cambiato abiti e abitudini. La nuova famiglia ha un'importante alleata nei fratelli Giuliano di Forcella. Il boss è Luigi Giuliano, detto Orè. Occhi azzurri, forte carisma, ha vestiti firmati, porta orologi d'oro al polso ed è amante delle belle auto e dello sfarzo. Dunque è molto lontano dal rigore del vecchio Cutolo. Lo vediamo qui ripreso durante l'arresto. Con lui ci sono Carmine Giuliano, detto Olione, e gli altri fratelli. Hanno bisogno di mostrare il loro potere alla città e il modo migliore per farlo, a breve, sarà ostentare la frequentazione con l'emblema più famoso di Napoli. Diego Armando Maradona, seduto nella vasca da bagno di casa loro. La mafia e la camorra, diciamo la criminalità organizzata, fa un salto di qualità negativo, naturalmente, punta al controllo del territorio. Cioè, mentre fino agli anni 70 la mafia, ma anche la camorra in Campania, aveva raramente colpito le figure delle forze dell'ordine e soprattutto le figure dei politici locali, negli anni 80 invece ha bisogno la criminalità organizzata di controllare lo Stato e quindi adotta delle tecniche che in alcuni casi vanno vicino al terrorismo.
mantenere le sue radici, un po' come insomma la musica di Pino Daniele. Il grande sogno Maradona richiede mezzi enormi, ma Ferlaino non possiede la ricchezza dei club del nord. L'anno prima ha chiuso al 12° posto, eppure a Napoli basta poco per accendere i sogni e iniziano a crederci tutti dopo le prime voci. La città si mobilita, la trattativa diventa quella di ciascun tifoso. I campanelli davanti alla sede del club in Piazza dei Martiri si incrociano con le file all'edicola della Riviera di Chiaia per i giornali della notte, assieme ai caroselli in auto davanti alle case di Ferlaino e Giuliano. Il Barcellona un giorno diceva che lo voleva vendere e il giorno dopo ci ripensava perché c'erano i tifosi, eccetera, eccetera, che impedivano queste operazioni. Quindi ogni quasi un giorno Maradona era, potevamo comprarlo, il giorno dopo non lo potevamo più acquistarlo. E sotto casa mia, io abitavo a Napoli, in quel momento a Via Crispi, i tifosi un giorno applaudivano, un altro giorno si volevano buttare giù il palazzo, praticamente. Solo per Omar Sivori, genio argentino con la maglia numero 10, estroverso come Diego, la Napoli dalle passioni travolgenti aveva vissuto qualcosa di simile. Il 25 maggio il consiglio direttivo del Barcellona si riunisce e vota. 15 voti favorevoli alla cessione, 4 contrari. L'operazione sembra fatta, ma è appena l'antipasto. Ecco in rapida sequenza cosa accade nei giorni seguenti. Il 27 maggio l'affare è dato per concluso e il giorno successivo Diego professa il suo amore per quella che diventerà in effetti l'altra città della sua vita assieme a Buenos Aires. Ma il 30 maggio, nelle ore in cui Ferlaino ha ottenuto l'appoggio del presidente della Federcalcio Sordillo, arriva la nuova frenata del Barcellona, che diventa cocente delusione il 6 giugno. Quando la giunta esecutiva boccia il passaggio e getta nello sconforto Napoli. Altri tasselli vanno a comporre un rompicapo complicatissimo. Maradona, da New York, dove si trova per una serie di amichevoli con l'Argentina, accusa i dirigenti del Barça. Il 6 giugno si sfoga. Questa attesa mi sta uccidendo. Il 9 rincara la dose. Vuole il Napoli. E questo fornisce l'innesco per un'iniziativa del Guerin Sportivo, che invia all'Hotel Sheraton, nel ritiro del New Jersey, una maglia azzurra. Maradona la mostra compiaciuto sulla copertina del settimanale bolognese. È l'immagine evidente della volontà del giocatore. Mentre la città vive con il fiato sospeso e mentre Giuliano e Celentano sono costantemente in volo tra Napoli e la Spagna, faticando a seminare i cronisti, il Barcellona chiede garanzie economiche per portare avanti l'operazione. Le pretende soprattutto il tesoriere, il quale fa capire a Cister Pilar e a Ferlaino che la certezza dei soldi può sbloccare tutto. Non è un passaggio facile. La legge vieta il trasferimento di valuta all'estero in assenza di un contratto e qui non c'è nulla di firmato. Il primo miliardo diretto alla banca Mas Sardà del Banco di Bilbao, sul cui conto lavora il Barcellona, arriva dal Banco di Roma che ha uno sportello in Catalogna. I successivi 5 miliardi, dei 13,5 totali richiesti dal club Blaugrana, vengono messi a disposizione dalla banca della provincia. Manca però la fetta principale, gli oltre 7 miliardi che può sborsare esclusivamente il Banco di Napoli. È l'istituto di credito più antico, influente, ascoltato e importante della città. A guidarlo è un grande esponente del mondo bancario italiano, Ferdinando Ventriglia, prima direttore e poi presidente. Entro poco sarà lui a sbloccare la situazione con il bonifico finale che porterà Maradona a Napoli. Celebre una frase di Ventriglia. Per chiedermi aiuti mi chiamano persino quando sto al cesso. Negli uffici del Banco di Napoli, nella centralissima via Toledo, arriva quello che suona come un ordine del sindaco Vincenzo Scotti, a capo della giunta dei 100 giorni. È stato lui che ha spinto Ventriglia a fare questo finanziamento, praticamente. Ossia, c'era tutta una città che viveva questa situazione, che voleva questa situazione. Io convinsi Ventriglia. Eravamo amici, ne parlammo.
e gli spiegai che era una cosa importante per Napoli, non volendo mischiare il sacro col profano, ma dicendo che sacro e profano poi stanno insieme. Il garante della giunta dei 100 giorni è stato Enrico Berlinguer, il quale muore l'11 giugno, mentre la trattativa a Maradona è in pieno svolgimento. L'Italia si ferma per rendere omaggio al leader del Partito Comunista, vittima di un'emorragia cerebrale durante un comizio a Padova. A Roma, 1 milione di militanti partecipa al funerale. Anticipando il sorpasso elettorale del PC sulla DC alle elezioni europee, unica volta nella storia repubblicana. La tragica scomparsa di Berlinguer mette fine alla rivalità tra lui e Bettino Craxi, forse il maggiore protagonista politico degli anni Ottanta, l'uomo che un anno più tardi si opporrà in modo temerario agli Stati Uniti sul caso Sigonella. La sinistra si è spaccata fra la questione morale cara a Berlinguer e l'esigenza di modernità di Craxi. Craxi, più che il Partito Socialista, naturalmente, è un'icona, diciamo, degli anni Ottanta. Con gli anni Ottanta abbiamo, proprio sulla figura di Craxi, uno dei fenomeni che poi vedremo nel mondo ovunque, cioè la personalizzazione della politica. Mentre prima di allora non si diceva, neanche nel Partito Comunista, si diceva voto Berlinguer, si diceva voto Partito Comunista, voto il Partito Socialista. Con Craxi si comincia a dire voto Craxi. Salito al comando del PSI nel 1976, il leader socialista è colui che prima e più di tutti intercetta il bisogno di novità che emerge dalla società. Rompe coi sindacati sulla scala mobile, sfidandoli come ha fatto Margaret Thatcher in Inghilterra. Al congresso nazionale del PSI del 1984 vengono eletti nell'Assemblea nazionale Trussardi e Giorgio Armani, gli stilisti che stanno esportando il Made in Italy nel mondo. Moda, pubblicità, design. È la Milano che prova a imitare New York e a non dormire mai. La Milano da bere, come recita una pubblicità che produce, che corre, che vede il boom del terziario e che alla sera torna a casa presto per vedere la TV commerciale. Nel 1984 Silvio Berlusconi acquista Rete 4 dalla Mondadori. È il terzo canale dopo Canale 5 e Italia 1. L'imprenditore partito dalle case dell'Edil Nord in una scalata inarrestabile ha completato il polo privato concorrente della TV pubblica. Berlusconi è socialista e amico di Craxi. Toccherà a Bettino, sempre nel 1984, intervenire affinché lo spegnimento dei canali della Fininvest, imposto in ottobre da alcuni pretori, venga cancellato dal governo. I pretori ci spensero i segnali e noi pensammo di fare tante televisioni regionali, non interconnesse in maniera tecnica, ma solo con lo stesso palinsesto. Questo ci impediva però di fare le trasmissioni in diretta, quindi noi non potevamo fare il telegiornale. Pensi che già allora noi credevamo molto al calcio, potevamo trasmettere partite di Champions League, partite di Coppa dei Campioni, come si chiamava allora, delle altre coppe europee, in diretta in una sola regione. Mandavamo, ad esempio, mi ricordo, le lunghissime trattative con Boniperti per comprare i diritti televisivi che non erano centralizzati dalla Juventus, diretta in Lombardia, differita il giorno dopo in tutte le altre regioni. Quindi ricordo bene quel 1994 e ricordo poi andare in giro per l'Italia a cercare di riaccendere tutti gli impianti chiusi dei pretori. Mancano meno di 2 anni all'ingresso di Berlusconi nel Milan, datato marzo 1986. Il suo diavolo sarà il rivale più diretto del Napoli di Maradona. Una sfida piena di significati, culminata nella sfida persa dagli azzurri nel 1988 al San Paolo e quella invece vinta nello scudetto del 1990. Molto di quanto è stato sperimentato negli studi televisivi, compresa una certa estetica, sarà trasferito da Berlusconi nel calcio. Le TV del Biscione introducono infatti i telefilm americani, serie come Dallas e Uccelli di Rovo, campioni di ascolti, ed eventi sportivi come il Mundialito per club disputato a San Siro. Silvio Berlusconi
Allora mi ricordo che quando parlava di pubblicità, di televisione, eccetera, noi assumemmo tutta gente nuova, perché lui aveva un termine francese che usava molto, che chi lavora già in un posto nel tempo diventa infecté da quel lavoro. Quindi noi scegliemmo non i venditori della Cipra, ma altra gente, tutta gente nuova che non erano vecchi mestieranti della televisione. Lo stesso modello della televisione venne applicato nel calcio. Berlusconi capisce lo spirito degli anni Ottanta, lo spirito degli anni Ottanta appunto fondato sull'idea del consumo, sulla fine delle ideologie e sull'ottimismo. Attraverso le sue televisioni, anche se forse questo inconsapevolmente, perché in realtà Berlusconi era un imprenditore in quella fase, voleva semplicemente arricchirsi e bene che fosse così, non voleva vendere un'ideologia, però alla fine naturalmente riesce a vendere un'ideologia, questa ideologia del disimpegno, ma anche questa ideologia dello sberleffo in qualche modo, che poi avrà una certa influenza anche sulla politica. Era un periodo in cui l'Italia andava benissimo, in cui funzionava tutto, eravamo il primo paese manifatturiero d'Europa, avevamo mille cose che funzionavano. E anche questo sviluppo delle televisioni commerciali consentì lo sviluppo dell'economia. Perché? Perché allora esisteva solo la RAI e in RAI potevano andare solo le grandissime aziende, non le medie aziende, le quali per poter accedere a uno spot della RAI dovevano comprarsi delle pagine dell'Unità, piuttosto del Popolo, piuttosto dell'Avanti, perché la Cipra ti dava il cioccolatino dello spot televisivo, ma se compravi altre cose meno pregiate. È l'epoca in cui i consumi delle famiglie aumentano, guidate dai brand. Famiglie che a loro volta vanno cambiando. Il numero di figli è diminuito da 2 a 1. I matrimoni sono quasi dimezzati. Dai 400.000 del 1965 ai 250.000 del 1985. In tutto questo, il matrimonio più importante da celebrare rimane quello fra il Napoli e Maradona. Il più fiero oppositore, il nostro Don Rodrigo, è Juan Gaspart, vicepresidente del Barcellona, editore dell'influente quotidiano catalano Sport. Vuole sfidare il presidente Núñez alle imminenti elezioni e si fa sostenitore del no. Il 19 giugno la situazione appare compromessa. Maradona sfuma, tifosi in rivolta, titola il Corriere dello Sport. Il giorno dopo arriva l'ennesima sfuriata di Diego. Un club di dittatori. Qui non esiste democrazia. La scadenza ultima per chiudere l'affare è il 30 giugno, data di chiusura del mercato straniero. Il 22 giugno il Napoli invia 5 miliardi a Barcellona, mentre il 26 fa recapitare i famosi 7 miliardi del Banco di Napoli. Ora ci sono tutti. Lo stesso giorno il Barcellona invia un telex al centro Paradiso, dove il Napoli si allena e dove si svolgono le costanti riunioni tra Ferlaino e i suoi più stretti collaboratori. Quel luogo su cui Diego si allenerà negli anni di Napoli è un altro simbolo di decadenza dei tempi andati. Lì, dove decine di persone ogni giorno si fermavano per ammirare il re palleggiare, oggi restano erbacce, vetri rotti, un doloroso abbandono. Mette davvero tristezza pensare a cosa era e a cosa ne è rimasto dopo il fallimento del club del 2004. Un crack che si è portato via anche le coppe, i mobili e con loro migliaia di documenti, tutti spariti, esattamente come è capitato al vecchio centro Paradiso. Il telex inviato dal Barcellona a Soccavo è comunque il primo documento ufficiale dei catalani. Non è il tempo dei fax e ancora meno delle email. Ogni comunicazione fra paesi e continenti avviene via telex. Vi mostriamo quello importantissimo, redatto dagli uffici del Banco di Napoli il 26 giugno e determinante a sbloccare l'affare. Con riferimento al contratto di trasferimento dei diritti federativi o federali del calciatore Diego Armando Maradona da stipulare tra la società sportiva Calcio Napoli e il Barcellona, noi, Banco di Napoli, ci impegniamo ad effettuare i seguenti pagamenti alle sottoindicate scadenze.
2 milioni di dollari al 30 settembre 1985, 2 milioni 180 mila dollari al 30 settembre 1986. La presente garanzia è condizionata a: A. Che sia firmato il contratto in riferimento entro il 27 giugno 1984. B. Che siano ottenute le autorizzazioni delle competenti autorità italiane, conseguite le quali la presente garanzia diverrà pienamente operativa. Resta inteso che qualora non si verificasse anche una soltanto delle condizioni di quei punti A e B, la presente garanzia si considererà come mai rilasciata. Il 29 giugno è un venerdì, meno di 48 ore alla scadenza. Giuliano litiga ferocemente con il solito Gaspard nella stanza 1717 dell'hotel Princesa Sofia. È in quell'albergo, moderno, elegante, a due passi dal Camp Nou, che si presenta anche un inferocito Maradona. All'ultimo istante, Gaspard ha aggiunto 1,5 miliardi alla domanda, arrivando a 15. Inaccettabile, intollerabile. Ferlaino vola a Milano per depositare il telex degli spagnoli in Lega per un eventuale ricorso alla UEFA. È l'unico documento in mano al Napoli, sebbene sia lontano da un contratto. Ferlaino vola a Barcellona, mentre la situazione precipita. Sempre il Corriere dello Sport, il 30 giugno, titola sconfortato «Maradona, niente Napoli». Il destino in realtà ha deciso diversamente. L'uomo chiamato a cambiare la storia, come in tutta la sua vita, è proprio Diego Armando Maradona. Va sotto casa del presidente e comincia a gridare la sua intenzione di andarsene. Una piazzata. Núñez capisce che non può trattenere il giocatore controvoglia e convoca Ferlaino nello chalet di Sant'André de Lavanarès sulla Costa Brava. È lì che Maradona diventa un giocatore del Napoli nella mattina del 30 giugno. Consigliai Fiduzione, firmai il contratto, presi il contratto e aspettai che l'aereo doveva fare il piano di volo per il ritorno. Andai nel bar di, non so, di un albergo di Regina Isabella, una cosa di queste si chiamava l'albergo, per distendermi dopo una giornata di combattimento. Presi una cosa che generalmente non prendo mai perché non lo amo, un whisky and the rock. Il bar mi disse: ah, lei è italiano? Sì, io sono napoletano. E lui mi disse: ah, abbiamo fatto un bidone a Napoli oggi, terribile, abbiamo venduto Maradona, quello non gioca più, tiene la pancia, chiatto, così. Io che avevo dato una fiduzione, speso dei soldi in compagnia bella, mi venne una mossa, questo whisky mi andò completamente per traverso. Comunque ritornai, arrivai a Milano, quasi all'alba, andai dalla guardia notturna e dissi: guardate, io ho passato una busta, c'è un errore, fatemela vedere. Però mi hanno portato la busta e l'ho sostituita con il contratto di Maradona dentro. Al giocatore sono accordate le seguenti condizioni: 800.000 dollari all'anno per 4 stagioni, il 15% sul valore del trasferimento, villa con vista sul golfo, 2 auto, una berlina e una utilitaria, 10 biglietti aerei e 2 viaggi all'anno in Argentina, il 50% della pubblicità col Napoli, l'80% quando è in abiti civili. La cifra dell'ingaggio non è in realtà quella depositata da Ferlaino in Lega Calcio poche ore dopo. Con un documento mai mostrato in pubblico, vi facciamo vedere il contratto firmato da Maradona, presente assieme a quello di altre centinaia di giocatori di Serie A nell'ampio, ampissimo archivio tesseramenti della Lega Calcio. Ed è lì, grazie alla disponibilità della stessa Lega, che possiamo ritrovare dati dell'accordo, firme dei protagonisti, ma anche i 200.000 dollari di ingaggio annuo, una distanza netta dagli 800.000 di cui si sta scrivendo sui giornali. La città esplode di gioia nella notte di sabato 30 giugno, con più di 300.000 persone a festeggiare in Piazza del Plebiscito, via Toledo, via Chiaia, via Caracciolo, e che si risveglia il 1 luglio ancora incredula della notizia. Sulla Gazzetta dello Sport compare il commento dello scrittore Luciano De Crescenzo. Ora Maradona è sicuramente un re medievale. Alla sua corte è dispotico e romantico quel tanto che basta per farsi amare. E Napoli dovrebbe essere la sua terra ideale. Altri stranieri ci avrebbero messo in difficoltà. Rummenig, perché gelido come una spada prussiana. E Socrates, perché troppo radical chic per fraternizzare con gente che ama farsi incatenare ai cancelli di uno stadio. Non conosco personalmente Maradona, ma quel poco che ho capito, credo che sia un giocatore che gioca bene solo quando sente di essere amato. Se così stanno le cose, a Napoli farà faville. La trattativa ha avuto successo grazie alla Maradona Production.
la società che ha creato Jorge Cisterpilar, discendente di polacchi emigrati in Argentina. Con Maradona sono amici da sempre, sin dai campi in terra battuta di Villa Fiorito. Il capelluto e visionario Cisterpilar, la cui vita si chiuderà in modo drammatico, ha portato avanti l'intera trattativa tra Barcellona e Napoli, riuscendo a spuntarla. Quando lui e Diego scendono dall'aereo a Fiumicino, alle 14.05 di mercoledì 4 luglio, sanno che quello è il successo di tutti. Di Diego, di Jorge, del Napoli, del calcio italiano, il quale finalmente ha portato, nel campionato più bello del mondo, il giocatore più forte del mondo. A questo punto l'euforia è incontenibile in tutta la città di Napoli. Maradona vi sbarca il 4 di luglio del 1984 nel primo pomeriggio, pronto all'incoronazione del giorno successivo. Arriva con la Range Rover, l'auto su cui è salito a Fiumicino. La prima sera napoletana, in realtà, Maradona non la trascorre a Napoli, bensì a Capri, e va al ristorante La Capannina. Poi rientra in città a notte fonda e va a dormire in una suite dell'Hotel Vesuvio insieme alla fidanzata Claudia, che lo segue in tutto. La mattina del 5 luglio, il grande giorno di Napoli, Maradona si sveglia di buon'ora. Non capiterà sempre negli anni napoletani. Alle 7.30 è già nella clinica di via Manzoni. Lo visita il dottor Acampora e con loro c'è José Alberti, che è un allenatore, che è soprattutto amico di Bruno Pesaola e che in questo caso qui svolge il ruolo di interprete su incarico del Napoli. È anche lui argentino. Il giro di Maradona in quelle ore è frenetico e convulso. Dopo le visite mediche va fuori grotta allo stadio San Paolo e palleggia, fa alcuni palleggi sul campo. Quel terreno l'ha calpestato ancora prima dell'incontro con i tifosi nel pomeriggio e pochi lo sanno. Poi con la sua macchina su una Minimino si trasferisce e va a Pozzuoli, accompagnato sempre da due auto di scorta della polizia. Va a pranzo al ristorante La Ninfea. Sappiamo tutto, è tutto registrato di quel primo straordinario giorno napoletano. Il momento più importante però si sta per avvicinare e arriverà nel tardo pomeriggio. Alle 17 Maradona è di nuovo al San Paolo, questa volta per la prima conferenza stampa in Italia. Con lui c'è l'addetto stampa del Napoli, Carlo Giuliano, e ci sono molti giornalisti. Ce n'è soprattutto uno francese, si chiama Alain Chelieu, il quale avanza un'ambigua relazione tra i soldi spesi per la trattativa di Maradona e quelli della Camorra. Accanto a Maradona in quella conferenza stampa al San Paolo è seduto l'ingegner Corrado Ferlaino, presidente del Napoli, il quale non può accettare quell'accostamento incauto tra Camorra e calcio. Quindi si alza indignato e caccia via il giornalista francese. Lui sa che quella trattativa è costata mesi di lavoro e ore di sonno perduto. Un giornalista francese disse: vabbè, Maradona è stato comprato dalla Camorra, i soldi l'avete avuto dalla Camorra. Io, che avevo, mi ero dissanguato, avevo fatto tutto questo combattimento, pigliai questo giornalista e lo cacciai via praticamente. Perché il solito fatto di Napoli che qualunque cosa buono si fa a Napoli dicono che magari è finanziata dalla Camorra, che ci sta la Camorra dietro. Cosa che non era vero, perché la Camorra non c'entrava proprio niente. Alle 18.30 del 5 luglio 1984, orario e data da consegnare ai posteri, Diego compare in tuta sponsorizzata. Una foto, divenuta storica, riassume quell'ingresso. Diego sta per andare incontro al futuro e a quella che sarà la pagina più gloriosa del Napoli. Due scudetti, una Supercoppa italiana, una UEFA, 259 incontri e 115 gol. Il re ha trovato il suo regno. Maradona fa qualche palleggio. I tifosi se lo mangiano con gli occhi, eccitati e sudati per il caldo. Al microfono, il pibe d'oro scandisce 10 parole. Buonasera, napoletani. Io sono molto felice di essere con voi. Applausi, tripudio, esaltazione. C'è il tempo di premiare i giovani campioni d'Italia degli allievi, fra i quali compaiono Ciccio Baiano e un giovanissimo Ferrara. L'argentino abiterà in via Scipione Capece numero 3. La villetta non è lontana dall'Hotel Paradiso, dove si concederà le evasioni, e neanche dalle case dei compagni di squadra, che a lui saranno sempre legati. Feste, divertimenti. Insomma, si sa che Diego ogni tanto usciva, no? Viene Ferlaino a parlare alla squadra, chiedendo massima professionalità, perché aveva saputo che dei giocatori erano andati in giro, che avevano fatto tardi,
E allora si è alzato Maradona e gli ha detto: Presidente, se non ti sta bene tu della mia vita privata, non ti devi interessare. Se non ti sta bene, io me ne vado. E lui, e Ferlaino, si gira e fa: no, ma io ce l'ho con Careca Le Mau, che era la prima volta che uscivano dopo 6 mesi a Napoli e che tra l'altro erano andati a cena. Di un Natale mi disse a me, mi disse: Salvatore, fai la lista dei giocatori, facciamo il regalo a tutti, le mogli e i figli dei giocatori. E dopo lui pensava sempre di andare a Pompei a portare i più grandi regali ai bambini che non avevano famiglia. Non ha mai fatto sentire la sua differenza tecnica, però questa differenza, questa lontananza, se vuoi, lui non l'ha mai fatta sentire. Non ha mai approfittato, ecco, del fatto di essere Maradona nei confronti dei suoi compagni. Ecco perché i compagni lo amano. Non stavamo andando bene e lui disse: ragazzi, stiamo vicini perché facciamo contento a questa società, a questi tifosi napoletani, perché veramente lo merita. E da allora non abbiamo perso più, perché abbiamo fatto una grande famiglia. Quando vuoi vincere qualcosa in una società, se fai la famiglia e tieni lo sfogliatore serio, vinci qualcosa. Nei quasi 100 anni di vita del Napoli non era mai accaduto e non si sarebbe più ripetuto un simile ribaltamento del potere, un rivoluzionario sul trono. Questo regalò Diego alla città. Vi era andato vicino Vinicio negli anni 70, così come Sarri pochi anni fa. Ma Maradona ribaltò davvero tutto. Sconfisse decenni di subalternità, rispose coi gol e lo sberleffo ai soldi degli industriali del nord, al potere sportivo di Milano, di Roma e di Torino. Andò a vincere su ogni campo, trascinandosi la sua gente, anche quando nel Mondiale 90 ci fu da scegliere tra Italia e Argentina. Un riscatto che milioni di napoletani aspettavano da chissà quanto, forse proprio dai tempi dei Borbone. Ora era tornato il re, un re che sapeva comandare. Maradona ribaltò anche il concetto più profondo del calcio. Non era mai successo che uno sport di squadra divenisse uno sport individuale. Con lui invece fu così. Ribelle, con una personalità sconosciuta a un fenomeno come Messi, vinse da solo un mondiale e vinse da solo 2 scudetti, quelli che diventarono gli scudetti di Maradona. Mise la faccia su tutto, contro la FIFA, gli Stati Uniti, contro tutti, anche sui suoi tanti errori. Giocò un amichevole ad Acerra nonostante il divieto della società. Lui l'aveva promesso alle persone. Caricò i compagni, pagò tutti e alla fine si giocò, con gioie e sorrisi fra le macchine in mezzo al campo e la gente umile del posto. Svolse anche lì il ruolo di sovrano del popolo, che non regala brioche, ma classe. Il 5 luglio 1984, il giorno che questa città ricorda a memoria, che è ancora nel racconto di almeno 3 generazioni, era semplicemente iniziato per Napoli il regno più bello, quello di un popolo che del suo re va ancora giustamente fiero.